Giorgio, tu che sei un talent scout dei giovani artisti, dove mi porti oggi? Siamo, Leandro, nell'atelier di Alberto Bortoluzzi. Buongiorno, buongiorno Leandro. Ciao. Alberto, io impazzisco per questa papera. Mi piace? Questo è un vecchio richiamo da caccia, uno stampo di richiamo da caccia che io ho decorato insieme alle altre. Siamo a presentare la tua esposizione, L'eredità dello sguardo. Quante opere hai in mostra? Allora, ne esponiamo 38 mie, più 3 del bisnonno Millo Bortoluzzi Senior e 4 dello zio Millo Bortoluzzi. Perché voi siete una famiglia di artisti. Esattamente, sì. Partiamo dall'Ottocento col bisnonno, per arrivare poi allo zio, personaggio eclettico della Padova anni 50-60, che fu mio maestro. Cosa vuol dire trasformare l'arte nella propria vita? Puntare a vivere in un determinato contesto, quindi riuscire anche proprio a vivere con la pittura, con l'arte. Tutti questi tempi poi non è facile, era difficile allora. Padova ti dà sempre spunti artistici? L'intorno di Padova, ecco, io preferisco poi nei miei quadri spesso e volentieri si sono, raffigurano appunto questi campi che sono campi o lagune o montagne che sono fuori Padova. Per quale motivo? Beh, mi danno intanto una libertà espressiva molto grande. La vastità del campo, della terra, dell'orizzonte, del cielo, spesso increspato dalle nuvole, mi attrae molto. Diciamo. L'eredità dello sguardo, allora l'esposizione di Alberto Bortoluzzi a cura di Giorgio Chinea. Buongiorno Mattina. Buongiorno Mattina.